Bene, oggi parliamo di magnetismo umano, la capacità del corpo umano di attrarre a sé determinati oggetti, addirittura cucchiai. Ma facciamo in questo caso un esperimento con 50 euro. 50 euro appoggiati così sul tavolo, c'è il mio indice che preme su 50 euro, ma se io mi sposto, vediamo come la banconota viene come attratta dal mio indice. Mi muovo lentamente e abbiamo la sensazione vera della banconota che in qualche modo viene così attratta dal mio dito indice. Ma non solo di magnetismo volevo parlare, sì, volevo parlare anche di equilibrismo magico, perché abbiamo questi 50 euro che si trovano così in equilibrio sulle mie dita. Ma basta, in qualche modo basta togliere l'indice della mano sinistra per vedere la banconota che rimane davvero in un magico equilibrio. Ma non solo, io posso anche togliere l'indice della mano destra ed avere la banconota che in qualche modo rimane così in un magico equilibrio. Posso far vedere le mie mani, posso volendo far guardare anche la banconota e posso piegarla in questo, che è un modo differente di piegare la banconota, e anche in questo caso noi abbiamo qualcosa di veramente molto strano, perché in qualche modo noi vediamo la banconota che rimane in un magico equilibrio, e posso addirittura togliere anche l'indice della mano destra ed avremo anche in questo caso un magico equilibrio. Posso far guardare, posso far toccare la banconota e addirittura posso anche prendere la banconota e accartocciarla così, in questo modo, e farti vedere come il magnetismo magico permette alla banconota di muoversi. Sì, man mano che io muovo la mia mano destra al di sopra della banconota, vediamo come la banconota sollevarsi. Muoviti. Non solo, la banconota viene anche attratta e va dalla mano sinistra alla mano destra, o dalla mano destra, la banconota può volare lentamente ed arrivare di nuovo alla mano sinistra. Posso lasciarla e allontanarmi e vedere come la banconota vola, come se fosse una farfalla, e può scendere e può risalire in questo modo, per l'incredibile magia del magnetismo del micro ITR.